Ehi, la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati qui in questo nuovo video di Expeditions Viking. Però mi sono glitchato in questo modo. No, dai, non mi dire che. Perché non posso più cliccare su niente? Dai, cosa è successo? Perciò gli altri addosso? Ma che cazzo. Dai. Si è glitchato malissimo. Non posso. Non riesce perché lo stanno circondando tutti? Ma dai! Ok. The fuck? Non so cosa sia successo, ma mi ha sbloccato la situazione. Non pensavo neanche che si potesse uscire e rientrare in questa zona qua, tra l'altro. Ok, sembra che questo abbia sbloccato, per fortuna. Sta dicendo che sta laggando leggermente OBS. O sbaglio, non mi impressiona. No, forse è solo all'avvio. Allora, vediamo un attimo se. Ah, c'è della roba da raccogliere, ma facciamo in fretta. Più che altro perché ho paura che se parliamo con lui, poi dopo ci fa delle cazzine, della roba di andarcene. No? Forse no, forse in realtà ho troppe precauzioni. Perché ci sono queste cose qua dei cairn, delle croci là, che gli achievement. Non vorrei farmi una seconda run per quegli achievement. Cioè, forse la farò una seconda run tipo violenta in cui spacchiamo la faccia a tutti. Ci saccheggiamo tutto con violenza. Via, prendi, prendi. Non cliccare solo su Constantine. Qua c'è un altro pilastro per andarsene. Qua c'è roba. Ma il kernel, pensare che l'avessimo già trovato qua in questa. In questa situazione. E va bene, mi sa che non c'è più nulla da fare. C'è questo bega qua. Qua forse. Non c'è niente. Ottimo. Quello sta riempiendo un carretto che è vuoto. Allora, splendido. Mi ha dato. Ogni giorno mi dà più valore l'alleanza che abbiamo fatto con te. Facciamo la terza, dai. I tuoi complimenti mi onorano, Vostra Maestà. È solo quello che ti sei guadagnato. Col controllo di questo passaggio possiamo marciare su Eva Forwick senza problemi. Ci aspettiamo di trovare solo alcune difficoltà lungo la via, nulla di. L'importante per cui dobbiamo chiamarti. Dove ci rimane solo da catturare Eoforwick. Una volta che attaccherà ci sarà l'attacco. Servirete come punta di lancia. Sfondate con i vostri drecchi e entrate nella cosa del re. Avete alcune domande? Ma parliamo. Così, giusto per vedere se ci dice delle robe. Va bene, dice che poi si occuperanno loro del resto. Va bene. E nulla, andiamo allora. Abbiamo finito la quest, ci rimane solo Kingslayer. Che dovrebbe essere teoricamente l'ultima quest dei pitti, credo. Mi sono un po' spoilerato perché
Sto cercando di finire questi episodi per non avere troppo da lavorare facendo la serie di Expeditions Rome in contemporanea. Dove dobbiamo andare? Giù a Eoforwick, immagino. Ma dobbiamo entrarci via mare? No, va bene così. Saranno tutti super stanchi. Roadside camp. Ok, ma non è un accampamento vero. Very low, very low. Very high food. Strano. C'è qualcos'altro più vicino, magari. Very low, very low, very low. Abbiamo preso il cibo dappertutto e venduto provviste, bro. Mi sa che ci siamo persi un accampamento da qualche parte, comunque. Magari metterò un salvataggio in più indietro per andare a recuperarlo, magari giusto per il discorso dell'achievement. Tanto non è necessario per finire con quello. Katie, l'hai da craftare qualcosa? Non mi ricordo più cosa deve fare Katie. Ah, cos'è questo che ce l'abbiamo di nuovo? Slingstone? Potremmo darlo a... A Roskva? Sì. E l'altro diamola a chi è che era l'altra healer, lei? Vai. E tu distruggi ce n'è una. Total salvage. Questa via. Questa via. Va bene. Tra l'altro devo spostare la camera. Katie non ha niente da fare. Andrà a male un sacco di carne, adesso già un po' meno, 39 mit. Nefia può preservare, ma non mettiamo Nefia, mettiamo qualcun altro magari. Preserva solo 3, lei preserva 5, quindi mettiamo lei a preservare. Katie, tu sai preservare, solo 2, ma vabbè. Meglio di niente. E vanno male ancora 18, però ci sono ancora gli Herdmen. Liberi, e ci sono ancora io che ho del tempo libero. Però possiamo, visto che abbiamo un po' di punti inutilizzati, posso anche aumentarmi un po' il preserve di me e di Hades. Che dite? E chi era l'altro? Ketil che preservava di brutto. Vai, ma sì, mettiamo un botto di preserve. Meno male 5, va bene, dai, abbiamo già comunque ottimizzato un po' la cosa. Com'è che camminava quella tipo sulle punte? Tutti hanno mangiato, ottimo, va bene. Rimettiamo la camera a posto prima di dimenticarcene. Ok, e allora, ho trovato questo, cos'è che c'è? Del legno, ottimo, il legno serve. Arriviamo o siamo stanchi? Qua c'è anche molto cibo. Andiamo, dai. Tutti a posto, sì. Gruppo solito. E ci lanciamo. Spero che non ci bruci l'esplorazione il fatto di essere qua, sennò devo poi ricaricare un salvataggio diverso. Riprovate, ci sono dei cairn o delle croci in posti che non abbiamo visto. Ok, non c'è nessuno. Mi sarei aspettato un... Parti di benvenuto. Tutti devono essere andati indietro a proteggere le vecchie mura. I cancelli saranno chiusi, ma ci lascia comunque 2 posti per poter entrare. La vecchia torre, o la parte collassata del muro di sud. Made room to maneuver. Oh. The bridge is narrow, we can use that to our advantage. Vediamo qual è la situazione.
Sì, se sbagliamo ci uccidono. Ci sta. Ma là ci sono degli arcieri. Allora, c'è un passaggio qua. Che è un po' più stretto. C'è un sacco di gente però là. Oppure qua è un po' più largo. Sai che siamo un po' più safe là. Perché qua c'è subito un altro gruppo appena dopo. Che è quello della casa loro, casa matta. Però forse qua riusciamo a gestirceli tutti pian pianino, vengono tutti pian pianino, non lo so. Dove siamo? Ma intanto passiamo di qua, ci saranno questi due con cui dobbiamo ingaggiare, no? Con chi ce l'hanno? Ah, si stanno scagliando frecce a vicenda così a caso, va bene. Vabbè, niente. Dobbiamo prendere una scelta. Non so bene. Da che parte passare. Forse stretto qua è meglio, chiediamo un collo di bottiglia qua. Katie ci fa da... Sì, proviamo di qua. Abbiamo quelli con range 2. Ah, però Nefia ha la... Cosa che potrebbe darci fastidio? La lancia... Aspetta, eh. Chi è che aveva la lancia potentissima come secondaria? Chi l'avevamo data? Allora, Nefia, mettiti un attimo questa. E mettiamo questa come secondaria, va? Ok. Tanto Haife, vabbè, gli diamo questo coltellino per secondaria, per sicurezza. Ok, sono io in mezzo ai piedi, ovviamente. Allora, farei. Io retrocedo. Davanti mettiamo. Ah, Nefia, spostati un attimo. Davanti metterei Asleifr, che c'ha lo scudo. E Gunnar, che è un pochettino più tosto e ha combattimento comunque ravvicinato. E Roskva la metterei qua dietro, dovrebbe essere fuori range dal, per gli arcieri. In 4 turni arrivano i rinforzi, immaginavo. No, cavolo, l'ha stunnato? Sì. Ok, non è un problema. Allora io farei un cure più che effettivamente un ristoro della vita perché così almeno può attaccare. Farei così. Hook and slash così. Tira giù scudo e tira giù lui. Vai, ottimo, non c'era neanche necessario Gunnar probabilmente, però va bene. E tu hai un doppio... Quello è in cover? Perché è in cover? Faccio un pezzettino di muro, proprio... Quello però ha lo scudo, mannaggia lui. Allora, aspetta un attimo. Muoviamolo qua. Non posso fargli il doppio, però vabbè, facciamo... Un bel tiro così.
E non so quanto valga la pena però temporeggiare, perché qua... Sai che ci arrivano un botto di gente. Qui siamo spotted anche. Pure Harried, mi sa che mi tira giù. No, mi sa che abbiamo sbagliato tutto, eh. Perché loro stanno prendendo tempo. Ah, Gunnar, tu vai qua. E dobbiamo per forza inseguirli questi. Vai qui, così almeno quello possiamo pizzicarlo da più lati. Nefia può switchare, vero? Sì. Fortuna che l'abbiamo messo l'altra così. No! No, io ti volevo qua per flancarlo, porca pupazza. Comunque niente, la strettoia non è servita proprio a nulla. Tu a Slayfre vai qua. Voi altri invece vi spostate un attimo. No, lei non può switchare arma per ora. Mettiti qua e... io mi metto qua. Ketil. L'altro non lo tiro giù perché è coperto da quel primo. Va di così. E avanziamogli addosso così che almeno non ha tanta possibilità di movimento. Roscoe sì, proprio in mezzo ai piedi qua, sai, però non saprei dove metterti meglio, per cui nulla, stiamo così. Profile Tactical, quello è messo interrupting, ma tanto adesso ci arrivano tutti addosso. Di sicuro, per cui... potremmo usare Ketil se ci va bene su quello. Quanto ha? 44, facciamo uno spotted. O forse un Harried andrebbe bene uguale, eh. Ottantanove. Diviso 2 fa 44, lui non lo secca comunque. Vabbè dai, se ne occupa Gunnar. E poi torna indietro. Allora. Io qua, Asleifra qua. E Gunnar qua. Ketil. Fai un passo indietro giusto per roba a distanza di gruppo. Facciamo anticipate opening per sicurezza. E vada. Quello è steady ma non fa niente. Noi aspettiamo. Ma da dove arrivano? Sono altri, pensavo fossero quelli che ci sarebbero arrivati addosso, invece no. Ci prendono anche di lato, non mi piace sta storia. Cavolo, complimenti per la precisione, ragazzo mio. Che ti la visione su quelli? Non ha un cavolo di niente su quelli. Il doppio, ma questi sono scudati. A meno che non ci liberiamo del discorso scudo. Però no, Gunnar è l'unico che può sganciarsi in questo momento.
Per cui farei. Nefi è in una posizione in cui non può pizzicarne due. Porca pupazza. Allora, facciamo così. Uno. Ok. Due. Poi la doppia ce la facciamo, 62 e 56. Ne ho preso questo. E proviamo su quest'altro. Grande Ketil. Grande Ketil. Gunnar. Quello che ha proprio una carica in faccia. Però adesso si è un po' esposto sull'arciere. Mi sa che è inevitabile. Che no, Katie non può muoversi. Porca pupazzola. Nefia, mi sa che dovrai restare qui per conto tuo, allora. Cerca di resistere sto turno. That crunch was your maker calling you home. Avrei potuto metterlo. Vabbè. Quick shot, aia. Mancato. Neanche Harried. Mancato, ok, ottimo. Pure? Tu riesci a... No. Manco per il ciuffolo. Non ha preso l'Aried. Diamogli un Aried. Forse perché sono troppo ravvicinati. Vai con questo. Ketil, vorrei tanto farti fare il doppio, ma adesso sei proprio in mezzo ai piedi, per cui. Vai qua e. No. Aspetta un attimo. Tu. Fagli un cleave. E ha assorbito tutto. Ketil quello non lo vede. Però se andasse qua. No, neanche. Porca pupazzola. Proviamo su quello, secondo me. Lo blocca. E infatti. Ci avrei scommesso. Però almeno riusciamo a mandare Roskva qua. E speriamo di riuscire a toglierla dai piedi prima che capitino brutte storie. No, invece no. Ne rimangono ancora 4. Ah sì, 2 questi qua e 2 sono quelli di questo altro lato. Quick shot. Aia, uno l'ha preso. Ok, mancato. Allora, tu fagli di nuovo un... No, facciamo questo. Ketil dov'è adesso? Ketil l'avevo mosso avanti per far roba, ma mi sa che... No, quello è sempre in cover. Porca pupazza. Niente, tira giù quello allora. Ottimo, Gunnar in questo momento non dovrebbe avere necessità particolari. Ah, muovi qua. Muovo lui anche e poi manderei Aslaifro davanti perché l'altro mi sa che ha il... Ho paura di triggerare però quegli altri. Più che altro. Ha l'interrupt quello, no? Forse no.
Roscoe, mettiti qua per sicurezza. Ancora questo quick shot. Uno l'ha preso. Aia. Non gli arrivo comunque addosso. Niente, Roscoe, mi sa che devi aiutare. Ricketil. Non so quanto riesce a fare da qua perché c'ha comunque. Ha solo 41%. Provaci. Infatti. Missato. Vabbè, gli vado addosso. No, Nefia no, perché c'è. Il problema degli altri. Roscoe è indietreggia di quello che riesci. Aia. No, niente mi ha fatto forse. Data? Ok, ottimo. E direi di concludere qui perché sono già passati 26 minuti. Non abbiamo avuto troppi problemi. Regrediamo un attimo qua indietro perché mi sa che adesso ci sarà l'altro combattimento definitivo. Nulla, non ha dato troppi problemi, ma credo che ne avremo ancora da vedere prima che si concluda tutto. Detto questo, vi invito come al solito a lasciare un mi piace e iscrivervi perché se non l'avete già fatto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.